Ciao a tutte ragazze, bentornate in un nuovo video. Allora, oggi, come avete ben capito dal titolo, video passione unghie. Vi faccio vedere le novità che ho acquistato, non tantissime, però dato che ne ho prese poche, le andremo a vedere nel dettaglio. Allora, la prima cosa che ho trovato nel pacchetto è questo buono sconto da 10 euro, inserendo il codice Beauty10 sul sito, acquistando i prodottini della linea Beauty. E qui al lato c'è appiccicato praticamente un campioncino di crema. Questa è piedi e gambe. Per quello che ho capito erano random, quindi questa qui è piedi e gambe, magari a qualcun altro sarà arrivata una crema a mani o quant'altro. Quindi questa era la prima cosina che ho trovato. Diciamo che è gradito, sì, mi piace. Seconda cosa, andiamo a vedere subito l'omaggino all'interno del pacco che a prima vista sembra molto autunnale, devo dire, come omaggino. Sono dei glitterini super fluo, si può dire, molto molto sottili. Molto adatti sicuramente all'effetto zucchero. Sono di questo fucsia rosa acceso, comunque molto molto carini, sicuramente adatti a quest'estate, quindi per il momento andranno a far polvere nel cassetto. Comunque anche questo regalino molto molto apprezzato come sempre, grazie Passione Unghie. Passiamo avanti, ho fatto scorta di buffer, sapete che utilizzo solo esclusivamente i buffer di Passione Unghie. Ultimamente ho provato anche quelli di Michelle Nails e devo dire che anche con quelli mi sto trovando molto molto bene. Comunque, acquisto comunque per andare sul sicuro sempre questi e ho preso la confezione da 10 pacchi perché me ne è rimasto uno solo. Poi andiamo avanti, ho ripreso i miei guantini rosa finalmente, io non vedevo l'ora, anche se costicchiano parecchio, però sono andata sul classico, io con questi mi trovo veramente molto molto bene, magari adesso ve ne faccio vedere uno perché guardate in che condizioni vado, cioè, praticamente ho questi guanti che si rompono, basta guardarli, non guardateli troppo altrimenti si rompono e non mi piacciono. Quindi li sto usando molto così. Invece questi sono veramente resistenti, finalmente. Guardate, anche al tatto mi sento molto meglio e anche più protetta. Quindi molto probabilmente nel caso durante il mese farò anche un altro ordine. Comunque, questi qui sono i guantini rosa, li ho presi nella versione M perché avendo sempre le unghie lunghe, ahimè, tendono a bucarsi sempre in punta perché la S è troppo stretta dalle dita, però in realtà la mia taglia è una S. Ora passiamo a un'altra cosina di scorta che ho preso e sono le tip, queste qua. Bella, la bustina è cambiata, mi piace, il retro è nero, molto molto carino. Invece prima erano queste qui classiche, bianche, trasparenti, color nude. Comunque ho preso queste qui, sono 50 pezzi, con queste mi trovo veramente molto molto bene, mi piacciono, sono di alta qualità, si vede, ognuna è stampata con il logo di Passione Unghie. E poi niente, c'è anche il fermaglio per metterle insieme. Per quanto riguarda i fermagli, vedrete un altro video, un video spacchettamento di AliExpress, non so se caricarvelo domani o la settimana prossima, comunque vedremo. Il pacchetto è arrivato ieri sera, vi sto registrando tutto oggi in modo che oggi il video sarà già online. Comunque, questi qui da 50 pezzi ne sono piena, ma non bastano mai. Poi andiamo avanti, metto via. Andiamo avanti, iniziamo con le. Ah no, vi faccio vedere una cosina che non avevo, ma che ormai non vedevo l'ora di comprare. Ogni volta che dovevo fare un ordine da Passione Unghie, mi dimenticavo sempre di acquistarlo. Il mese scorso non avete visto il video di Passione Unghie, e quindi non ve l'ho potuto far vedere, o meglio, non potevo fare un ordine solo per Optical Ultra Gloss, quindi ho aspettato, ho resistito fino a quest'ordine. È un sigillante senza dispersione e come ben sapete all'interno ha i glitter, quindi prendiamo il mio strumento apri colori e apri boccettine e lo andiamo a vedere insieme. Magari adesso lo andiamo a stendere, guardate, ma bellissimo, cioè non pensavo dal vivo fosse così bello, veramente è qualcosa di stupendo, bellissimo. Aspettate che lo andiamo a stendere, ho preso qui qualche tip. Ok, lo andiamo a stendere insieme. Vediamo un po'. Wow,
Sapete, a me questi sigillanti mi piacciono tanto quando facciamo le ricostruzioni totali con i costruttori cover. Tipo, voi sapete che utilizzo tantissimo quelli di Sophia Nail e metterci sopra questo bellissimo sigillante molto fine, molto delicato, molto elegante, mi piace veramente tanto. Comunque vado in lampada, questo qui dovrebbe catalizzare, polimerizzare in 60 secondi. Ah no, UV LED 30. Quindi proviamo a vedere con 30 e poi vediamo, magari dopo ce lo metto un altro, qualche altro secondo. Quindi via la scatolina. Ora invece passiamo alle novità. Vi faccio vedere i glitterini che ho preso. Questa qui è una solo perché ne ho molti, quindi sempre meglio evitare. Ve li vorrei far vedere stesi. Questi sono adattissimi, sono molto molto sottili e sono adattissimi per fare l'effetto zucchero. Quindi se avete dei glitterini un po' più spessi, che magari quando fate l'effetto zucchero vengono via, è perché sono appunto troppo spessi, mentre queste qui sono talmente sottili che dovrebbero reggere tutto il mese. Cosa dite, li andiamo a stendere, facciamo un effetto zucchero molto molto veloce? Allora, come si fa? Intanto facciamo un piccolo tutorial, va? Vado a prendere una tip, prendo un top coat senza dispersione. Io qui ho quello di Born Pretty, come sapete, che mi accompagna spessissimo nelle nail art con le tip e tutti i colori. Io li vado a sigillare con questo qui. Ora vi faccio vedere come fare l'effetto zucchero molto velocemente, anche se trovate un video dedicato, magari ve lo lascio linkato da qualche parte. Prendiamo i nostri glitterini e andiamo a fare questo lavoro qua. Prendiamo un po' di glitter e li andiamo a seminare su tutta la superficie. In questo modo andiamo a sbattere un pochettino. Stesso lavoro va fatto sulle unghie naturali, insomma, dopo la bombatura, e poi vanno lasciati così in ok. Una volta applicati i glitter, io ovviamente adesso non sono andata a metterli chissà quanto precisa, ora andiamo in lampada, facciamo stare 60 secondi. Intanto qui Optical Gloss si è sigillato ed è completamente asciutto. 30 secondi. Wow, credo che questo diventerà il mio sigillante del cuore. Credo proprio di sì. Allora, quindi ho preso questi qui, ma ci sono tantissime altre colorazioni che io ovviamente non ho preso perché non sono sicura di utilizzarle. Allora, mettiamo qui. Allora, nel frattempo è uscito dalla lampada il nostro amico effetto zucchero. Si va a togliere la polvere in eccesso. Io in questo momento non ho assolutamente una spazzolina morbida. Comunque anche un pennello per il trucco va bene. Eccolo qua, molto molto carino, molto molto sottili. Guardate quanto brillano. Sono fantastici, bellissimi questi qua per Natale con delle unghiette blu. Secondo me sono pazzesche, perché voi sapete che io per Natale preferisco sempre il blu. Comunque, questo qui era l'effetto zucchero. Puliamo i glitterini in eccesso e andiamo avanti. Vi faccio vedere i due colorini che ho preso. Non ho preso chissà quanto perché sapete che sto sempre a comprare colori, quindi adesso basta. Allora, questi qui sono SP216, che fanno parte, se non sbaglio, di un kit che si chiama Twinkie e un'altra cosuccia, non mi ricordo. Comunque lo andiamo ad aprire, si chiama Supernova, eccolo qua, e dovrebbe essere un blu molto molto scuro. Eccolo qua, è un blu tendente un po' al grigio con all'interno tutti questi glitterozzi, glitterini anzi. Andiamo a prendere una tip e lo andiamo a stendere insieme. Ok, bellissimo, molto molto coprente devo dire, quindi per me possiamo lasciarci anche una passata. Comunque ne facciamo due per sicurezza, non si sa mai. Molto molto corposo devo dire, molto pieno di glitter,
Sì, molto molto coprente, quindi sì, lasceremo una sola passata, poi andremo a sigillare. Nel frattempo vi faccio vedere anche l'altro colore che ho acquistato, molto molto bello, guardate. Carinissimo, dalla fotocamera può sembrare un nero, ma in effetti è un blu tendente al grigio, molto molto carino, molto scuro, sicuramente adatto per questo mese di novembre, ecco. Comunque questo qui è il primo colore, quindi Supernova SP 126, poi andiamo avanti e abbiamo SP 212. Lo apriamo insieme, lo andiamo a stendere. Questo qua dovrebbe essere un rosso molto molto scuro e si chiama Gossip. Prendiamo una tip, anche questo ve lo faccio vedere, molto wow. Questo credo sia uno dei rossi più belli, brillantinati, più tendente al bordeaux effettivamente, ma credo sia uno dei rossi più belli in assoluto, molto molto carino. Credo che con questo colore Passione Unghie abbia spaccato questo periodo, ma guardate quanto è coprente, cioè questo qui a Natale credo che spacchi completamente, molto molto carino, molto molto coprente, cioè sono veramente soddisfatta di questa cosa, perché con una passata, cioè fenomenale, guardate qui, molto 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 bello. Sì, dalla fotocamera come sempre sembra un po' più scuro, speriamo che poi durante l'editing qualcosina di meglio si veda. Quindi questo è Gossip numero 212, quindi Supernova e Gossip 212-216, ovviamente trovate i kit di questi colorini qua. Poi andiamo avanti, vi faccio vedere, ho un Acrygel e il nuovo gel costruttore. Allora, dato che voi mi state sempre a chiedere questi gel costruttori di Passione Unghie, che io non li utilizzo mai, ho deciso di acquistare la versione piccolina, quindi da 15 ml, e vediamo la colorazione di questo costruttore. Ora, se riesco, ve lo vado anche a stendere. Allora, la colorazione è questa qui, ora insieme andiamo a vedere la sua densità. Togliamo un po' la spatolina. Allora, sicuramente medio-bassa densità, colorazione un po' più chiara del cover pink, il cover rosa, diciamo. Eccola qua. Comunque è autolivellante, non cola subito, quindi devo dire che mi stupisce questa cosa. E adesso se... Sì, dai, facciamo che ve lo stendo un attimino su una tip. Allora, vado a prendere un pennello, come sempre vado a fare una passata molto molto sottile come strato di dispersione, se vedete qualche glitter è perché è incorporato ormai nel pennello. Ok, facciamo una passata molto sottile, poi andiamo a prendere una bella pallozza, ok, e la andiamo a stendere, vediamo un po'. È molto molto carino, si lavora molto bene, lo vado a sfumare e vediamo se si autolivella molto facilmente. Come consistenza somiglia molto all'ice gel di Michel Nails, effettivamente li trovo molto simili, non come colorazione perché io ho la lattiginosa rosa. Però come autolivellante bisogna aspettare un pochettino, quindi questa cosa mi piace perché non cola assolutamente, è carino, poi non so se è per via della stagione, comunque qui vedete ci mette un po' di tempo ad autolivellarsi, però questa qui è la sua lavorabilità, quindi
state tranquille che non cola assolutamente, è un po' difficilotto da lavorare, però devo dire che per chi magari ha difficoltà di velocità, quindi un po' più lenta, questo qui va più che bene. Magari poi dopo dovete semplicemente andare a limare un pochettino di più. Comunque il colore è veramente carino, anche molto naturale, e andiamo in lampada. Comunque questo qui credo che catalizzi in lampada 60, massimo 120 secondi. Voi sapete che io i costruttori colorati tendo a tenerli in lampada 120 secondi per una sicurezza mia personale. Poi se dovete fare delle strutture un po' più corpose vi consiglio sempre di fare doppio passaggio, quindi magari prima allungamento, poi bombatura, però in vari step, in modo che all'interno il prodotto si catalizzi sempre meglio. Quindi Cool Pink, nuovo costruttore, e vi faccio vedere l'ultimo acquisto, che è questo Acrygel Diamond, si chiama. Allora, Acrygel Diamond Pink, quindi dovrebbe essere un rosa pink, vediamo, togliamo la pellicolina che abbiamo all'interno, e dovrebbe essere un acrygel pink. Allora, vediamolo prima così, lo vedo già molto carino, questi glitterini rosa all'interno che mannaggia non si vedono, peccato. Comunque lo andiamo a stendere insieme, ne vado a mettere una pallozza qui, ok. Ora vado a preparare il liquido per l'acrygel e lo andiamo a stendere insieme, così vediamo un po' come si comporta. Ok, allora vado a prendere un po' di Sleep Solution e inizio a lavorare il prodotto. Lo sfumo bene qui nel giro cuticole, abbiamo già un peluchio, e lo vado a picchiettare in modo da creare una bombatura, e poi lo vado a sfumare in punta. Ricordatevi di utilizzare sempre la Sleep Solution su tutti e due i lati del pennello, perché potrebbe capitare che poi andiamo a prendere l'altro prodotto quando in realtà dalla parte posteriore ne abbiamo ancora un po'. Io con questa Sleep Solution di Amazon riesco praticamente a fare tutto in una sola passata. Ok, quindi lo riesco a lavorare molto molto velocemente. Ok, questo qui è il molto molto carino, devo dire. Allora, io non so se riesco a farvi vedere, allora provo a mettere un po' la luce, guardate, si vedono bene. Allora, adesso lo vado a catalizzare un attimino in lampada. Questa qui è la struttura che sono riuscita a recuperare con il prodotto che ho messo sulla tip. Vado in lampada, vediamo in quanto tempo catalizza, ma come ben sapete vado 120 secondi e poi torniamo. Ok, sono uscita dalla lampada, vado a prendere un sigillante, lo andiamo a sigillare insieme, vediamo se con il sigillante vengono fuori i glitterini ancora meglio. Allora, sì, effettivamente, ovviamente qui io non sono andata assolutamente a limare, quindi le imperfezioni che c'erano sono rimaste, però devo dire che si lavora molto molto bene e mi piace. Il Cover Pink invece, che ho acquistato un po' di tempo fa, non mi piace assolutamente, quindi quello lì è bocciato. Ho voluto provare questo perché è un attimino particolare, ma devo dire che è molto carino. Sembra, è comunque un bianco latte, leggermente rosato, e poi all'interno ci sono, eccoli, forse ora si vedono molto meglio, ci sono tutti questi scimmerini carini. Ora non badate alla struttura, però è molto molto carino. Ora andiamo in lampada, lo facciamo catalizzare e poi ci vediamo per i saluti. Ok ragazze, qui vi ho sistemato tutte le novità in modo da potervi fare l'immagine di copertina, a parte gli acquisti come le tip, i buffer e i guanti.
Spero che il video vi sia piaciuto. Qui, come vedete, ho sistemato tutte le applicazioni che abbiamo fatto in questo video. Adesso andrò a metterci i nomi. E niente, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Finalmente un nuovo video Passione Unghie. Molto probabilmente al Black Friday ne faremo un altro, quindi ora vediamo. Io vi mando un grosso bacio. Fatemi sapere se avete già acquistato qualcosina, se l'avete provata. Io vi mando un grosso bacio. Ah, e se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i video che faccio. Seguitemi su Instagram perché lì sono molto molto più più disponibile e più attiva. E niente, ragazzi, lasciatemi un commentino, io vi mando un grosso bacio e ci rivediamo al prossimo. Ciao!